Campania in zona arancione. Aumenta anche, se non ancora in maniera esponenziale, tale da generare allarme, la pressione sugli ospedali. L'ospedale Cotugno, ad esempio, ha ormai pochi posti disponibili in terapia intensiva. Pressione anche nella zona del Vesuviano, dove ci sono alcune difficoltà all'ospedale di Castellammare per i tanti accessi, e al Covid Hospital di Boscoreale, dove c'è bisogno di più anestesisti. Intanto il rapporto tra positivi, oltre 2.000, e tamponi è al 10,2%, con polemiche anche da parte del Presidente della Regione sui controlli e sugli assembramenti a Napoli e non solo. I sindaci del Vesuviano hanno chiesto al Ministro dell'Interno e al Prefetto maggiori controlli. Polizia e Carabinieri sono stati ancora aumentati con dei rinforzi dell'amministrazione centrale, soprattutto con la classificazione gialla o anche arancione. Le forze dell'ordine possono intervenire quando ci sono delle violazioni, però è ovvio che ogni cittadino di buon senso dovrebbe evitare lui stesso di frequentare luoghi affollati. In più ci aspettiamo dai sindaci e soprattutto dalle polizie locali, che purtroppo per vari motivi risalenti nel tempo nei comuni dell'area metropolitana non sono in piena forza, sono spesso carenti di personale, che facciano la loro parte. Altra questione centrale è quella dei vaccini, per i quali la prefettura sta per entrare in campo con l'apertura di punti vaccinali nelle strutture delle forze di polizia. Le forze dell'ordine hanno già dato questa disponibilità, in particolare la Polizia di Stato ha messo a disposizione le proprie strutture e anche i propri medici per tutti i servizi che possono servire alla cittadinanza. La ASL è stata informata e so che, diciamo, questa attività a breve partirà.